In questo video oggi voglio un po' divertirmi con voi, ma soprattutto voglio cercare di farvi vedere come vado a operare attraverso però un, un andare indietro nel tempo, un esercizio che tra l'altro eh, facciamo nell'accademia, soprattutto quando facciamo la prova eh, per andare poi in, eh, nel pratico, dopo aver ovviamente fatto mesi e mesi di studi, di webinar, di, di esercizi, eccetera. E ehm, sono tornato indietro dal prezzo di euro dollaro esattamente a venerdì 16 novembre. Questo è un grafico daily. Noi guarderemo il daily, il weekly il sei e il 6 ore. Ci sono tutti i livelli segnati. In realtà, sono segnati da tempo nel mio grafico di euro dollaro. Eh, prima di iniziare questo video, sono andato proprio indietro nel tempo, chiudendo gli occhi rimpicciolendo il grafico. Ho messo il replay, ho preso una linea senza guardare dov'era e mi si è aperto questo. Quindi, in totale proprio eh, così tranquillità. In questo caso cosa voglio fare? Voglio andare con voi a mostrarvi qual è il processo, ovviamente molto più rapido perché questo è un daily, però appunto per fare un video non troppo lungo che mi porta a fare determinate scelte. Abbiamo la possibilità anche di comprare quanto vogliamo in questo caso, quanta, quanta quantità vogliamo di lotti e possiamo andare praticamente a eh, valutare appunto un'operatività eh, o meno. Allora siamo a venerdì 16 novembre, il settimanale ha chiuso così. Quindi sul settimanale abbiamo un, uh, una inside bar a spillo uh, che sta provenendo da un trend molto rialzista. In questo caso, un inside bar, così che può essere, come dire, uh, a piccolo range di corpo, non grosso range di volatilità e il mercato che sale. Io nel mio piano potrei mantenermi long sicuramente, ma direi anche in, con possibilità short. Cosa significa? Significa che essendo salito molto l'ultimo swing è lontano e questo è un inside narrow, eh, potrei anche pensare, qualora il grafico del eh, giornaliero mi dovesse indicare uno short, potrei anche pensare uno short. Quindi nella mia metodologia si dice long short, quindi sono aperto a entrambe le strade in base a quello che mi dirà il daily è quello che magari anche mi dirà il 6 ore, quindi io potrò andare a vedere anche il 6 ore che cosa sta facendo. Ovviamente adesso tutti i time frame sono abbastanza lineari e stanno mostrando un grafico assolutamente bullish. Ok, bene, andiamo a vedere che cosa succede. Ovviamente andrà abbastanza veloce. Io mi fermerò esclusivamente se il mercato mi darà qualche spunto entro venerdì. Quindi andiamo a vedere lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Oh, eccoci qua, quindi avrei fermato entro venerdì, in questo caso 23 novembre 2007, avrei fermato la mia, ehm, come dire, la mia, eh, avrei fermato, avrei stoppato qui la visione del, del mercato e magari avrei pensato di fare qualcosa, ma in tutto questo tragitto non, non ci sono state impostazioni short. Vediamo il 6 ore che cosa aveva fatto, guardate un po', anche per capire... Questa pin bar che adesso si è formata venerdì sul daily ha mostrato un movimento molto short. Siamo ancora, vedete, in un mer mercato long, almeno nel breve. Nel daily assolutamente sì, c'è questa pin bar, probabilmente anche in inside fake out. Vediamo il weekly come ha chiuso. E il weekly ha chiuso forte, però ha chiuso sempre più lontano dall'ultimo swing. L'ultimo swing è questo, ma in realtà io definisco questo come ultimo swing più forte, più vero, perché è lo swing che porta almeno ad avere una minima di ritracciamento prima appunto di avere creato questo swing. Quindi in questo caso eh, il vero swing è questo. Quindi siamo lontani sia dal prezzo, perché qua il minimo di swing del prezzo era un area 1,40 addirittura, e qua stiamo a 1,49. Quindi lontano come livello di prezzo, lontano anche come fascia temporale, ormai da svariate settimane che il mercato sale. In più sul daily ci mostra questo. Qui si potrebbe anche pensare di fare qualcosa. Guardate, mh, vado molto lento adesso e guarderemo se sul 6 ore nasce qualcosa di interessante. Andiamo a prendere la prima. Questo è lunedì 26. Quindi il mio piano è sempre long short, ovviamente, settimanale. Scusate, questo, eccolo qua. Questo è il 6 ore che non mostra nulla di che. Andiamo avanti, prossima giornata. Ecco qua. Ecco qua, stiamo praticamente sulla uh, giornata di uh, martedì dove noi abbiamo un, uh, um, un interessante in realtà price action perché queste qui, guardate, sono due inside bar sul livello chiave uh, di una pin bar, quindi uh, possibilità che questa qua diventa uh, una doppia inside dopo pin bar, dopo un movimento forte, ricordiamoci il weekly, sempre. Andiamo sul 6 ore il se ore può diventare interessante adesso io qui non posso in realtà eh, non posso entrare a breakout quindi non potrei non posso inserire qui nella, come dire, nella mia nel mio esempio l'entrata a breakout però faccio lo stesso l'entrata quindi io vendo direttamente a chiusura di questo mercato vendo Uh, vediamo che proporzione posso vendere, quindi vado a vedere qui quanto stiamo messi. Questa è una vendita più o meno a 1,48,29. E il mio stop potrebbe essere più o meno uh, questa zona qua dell'1,50,70. Perché dico questo? Perché è circa una volta abbondante, o comunque è sicuramente almeno la volatilità di questa candela. Andiamo a prendere il nostro uh, Fibonacci, quindi prendiamo così. No, andiamo a metà, dai, 1,50 e 60 potrebbe essere buono secondo me. Quindi eh, il mio stop lo andrò a mettere a 50 e 60, quindi vuol dire che se vendo qui, faccio sempre due calcoli, eh, a 1,48 e 29 e pongo uno stop a 1,50 eh, e 60 più o meno, avrò 230 punti di stop. Eh, quindi 230 punti di stop significa mm, 2300 dollari con un lotto. Io andrei con mezzo lotto, quindi 50.000, 50.000 di controvalore, ovviamente. Vuol dire un po' più di 1200-1300 euro di rischio su questa posizione, ok? Allora, la vado a vendere qui. In questo caso stiamo ovviamente su un weekly così, quindi stiamo su un mercato che adesso sta scendendo ma che eh, è interessante e guardiamo un po', potremmo andare a... Allora, una prima area di profitto ovviamente potrebbe essere questa, però non dimentichiamoci che c'è questa zona, questa zona può essere interessante. Andiamo a prendere anche le estensioni di eh, ritracciamento, quindi facciamo così. Tac. Vediamo che il 161,8, guardate, corrisponde con la prima area di ex resistenza. L'area 261,8 invece corrisponde con l'area, di, diciamo, di domanda. Quindi io andrei a mettere un target più in zona qui, 1,45,40, però con attenzione massima all'1,46, qualora dovesse scendere. Allora, andiamo a impostare quindi l'ordine. Vendiamo qui 50k, boom, e vado a mettere il mio stop loss, abbiamo detto, a 1,50,60 più o meno qua, perfetto vedete, più o meno 1155 dollari 1100 dollari 1100 euro facciamo in, in dollari 1155 dollari e il nostro almeno iniziale lo stop, il nostro take profit al momento lo vado a mettere qui a 145 40 questa zona qui questa è il mio, la mia operazione appena entrata, vediamo il giorno dopo adesso siamo a martedì, quindi andiamo sul mercoledì Uh, mercoledì il mercato avrebbe comunque convalidato il setup mi ritorna indietro mi crea una pin bar contraria andiamo a vedere il 6 ore come ha formato il tutto quindi va a guardate eh, rompe poi mi recupera e noi avendo uno stop paracadute possiamo tranquillamente gestire la cosa nel senso che adesso il mercato è salito dobbiamo stare attenti che non ci salga al di sopra dei 49.10 quindi Andiamo a riprendere il eh, grafico eh, daily, eccolo qua, e andiamo a vedere che cosa succede. Quindi eh, questo era mercoledì, prendiamo il eh, mercato poi nella giornata di eh, giovedì, vediamo un po' che cosa si... si ecco qui, tra l'altro il mercato ci ritorna in profitto, quindi torna giù, questa non è mai stata convalidata, quindi se noi andiamo su un 6 ore, in questo caso vedete il mercato ha iniziato a scendere. Quindi non abbiamo il problema eh, di gestire no, la situazione con uno stop minore. Mercato che scende, non è mai stato convalidato. In questo caso la eh, rottura al ribasso diventa interessante. e Potrebbe portare in realtà a ulteriore ribasso. In questo caso si potrebbe decidere: anzi, decido di spostare il mio stop. Quindi vado a prendere lo stop e lo porto direttamente qua sopra i massimi fatti qui nella giornata, questa qua, quindi mi tengo un po' di spazio, visto che adesso qui è iniziato il movimento, mi porto quindi ad avere un rischio reale molto molto basso, circa 1 a 3 no nel rischio reale, eh, rischio rendimento diciamo reale. Andiamo a vedere poi la giornata di venerdì come si conclude. Si conclude fortemente short, quindi continua l'andamento la, eh, short e in questo caso... Sono con un buon profitto, sicuramente quasi 1 a 2 del mio rischio attuale. Chiude la settimana. Preferisco non andare a spostare lo stop adesso, ma aspettare di vedere la close di settimana. Questo è venerdì, quindi andiamo a vedere la close di settimana, che è questa qui. Quindi eh, quello che ci aspettavamo, il fatto che il mercato da qui potesse avere un rimbalzo al ribasso, eh, lo ha avuto. Al momento sono col mio stop minore rispetto allo stop iniziale, più della metà, e sono comunque andato tranquillamente a gestire il mio rischio e ehm, potremo in effetti vedere un movimento anche verso di qua può anche essere maggiore in realtà adesso vedendo la chiusura no però il mio piano in questo caso nel settimanale rimane sempre sia long che short non vado a cambiare nulla quindi ritorno sul daily eh, piano long short e adesso vediamo che succede lunedì possiamo vedere anche il 6 ore come va formato il tutto il 6 ore aveva praticamente mostrato addirittura delle conferme short. Poi guardate qui: venerdì, mercato che comunque è veramente eh, al ribasso. Quindi adesso prendiamo il lunedì e vediamo che succede. Lunedì il mercato forma una barra di recupero con bassa volatilità. Eh, siamo in un trend long, quindi attenzione: dobbiamo cercare di salvaguardare i profitti. Andiamo sul 6 ore. Se ora al momento non dà molte indicazioni, se non che c'è questa barra qui eh, abbastanza pinbar, a questo punto decido, a fine della giornata di del lunedì, la mattina del, del martedì, di spostare nuovamente il mio stop, questa volta direttamente qui a 1,4799, con 148 di profitto, bloccato, 1,449 di possibile target, 804 euro in dollari in questo momento il mio possibile, ehm, cioè il mio attuale profitto. Aspetto e vediamo un po' che succede, no? Nelle prossime giornate. Scusate se vado un po' ma devo guardare un po' che succede. Allora, lunedì, andiamo su martedì. Martedì c'è un recupero, quindi martedì il mercato spinge, io ho eh, lo stop che è un po' più di un break even, eh, sono circa 30 pips che equivalgono a 148 dollari, mi rimangio un po' tutto, il 6 ore, vedete, è così, potrebbe tranquillamente andare a farmi il mio, a prendere, la, la, come dire, il mio, il mio stop profit, però va bene, abbiamo provato, no? E in questo caso rimango così, non faccio nulla, tanto alla fine, se adesso questo inizia a scendere, io continuerò a seguirlo, se invece mi va a colpire, seguirò nuove posizioni. Quindi questo è martedì. Andiamo a vedere esattamente che cosa succede nella giornata di mercoledì. Wow, mercoledì praticamente noi abbiamo un doppio massimo lower che mi potrebbe spingere addirittura ad incrementare, dico la verità, la posizione. Quindi cercare un movimento anche maggiore. Se io vado sul 6 ore, guardate, un po', non sono stato preso, quindi mi ha completamente eh, eh, ha fatto un, un bluff e poi è tornato Ah, vi dico io non ho guardato assolutamente quello che era successo e cosa è successo eh? non, non lo ricordo anche se io qui già tradavo ma non ricordo cioè non ho visto assolutamente quello che succedeva no perché mh, pote, potrebbe sembrare così in realtà fidatevi non ho assolutamente guardato bene detto questo quindi io eh, nella, sempre in chiusura di giornata o al massimo in chiusura di sei ore io in questo caso chiusura di giornata aumento nuovamente il mio stop profit in questo caso sto lì col target, non vado a aumentarlo anche se mi verrebbe in realtà perché vedo questa situazione però la mia ormai posizione è a 270 dollari di profitto eh, bloccato più i 1449 dollari di profitto target questa è la giornata di mercoledì, rimango in questo caso gestendo la posizione vediamo che succede giovedì mi prende il target, però, vedo che non mi ha ancora chiuso, non so il motivo. Ma io rimango, magari uno slippery, non lo so. Non mi ha, ha, ha eseguito. Come mai non mi ha eseguito lo spread? Chissà, no, ma in realtà, qua lo spread mi avrebbe preso. però noi seguiamo quello che mi dice il grafico qui, perché lui non mi ha preso qui. C'è qualche bug, probabilmente, ma va bene così. Bene, vado a tenere. La posizione, in questo caso essendo una pin bar, però una pin bar che è vero che arriva sul livello chiave, però al momento arriva dopo questo, vedo un po' che succede qui. Tanto comunque, ho il mio blocco profitti. Questo è il giovedì, andiamo a venerdì. Venerdì continua la salita, chiude comunque ribassista rispetto a tutta la settimana. Nelle ultime due giornate c'è questa volontà di. Uh, rialzo di ritracciamento. Il 6 ore è messo così, molto interessante. Se dovesse ritornare lo short, qui potremmo veramente avere una bella posizione. Vediamo il weekly come ha chiuso. Quindi, quindi ritorniamo un po', rimpiccioliamo un po' il grafico. Oh, eccoci qua. Beh, insomma, il weekly alla fine ha chiuso con un uh, con una bella indecision bar che arrivava in ritracciamento. Stiamo ancora in un trend del sista. Però per come si è Impostata potrebbe in effetti dare un'ulteriore eh, barra giù per poi magari far ripartire il tutto. Quindi io rimango fiducioso e eh, osservo, tanto comunque ho il blocco profitti della mia posizione. Quindi andiamo sul lunedì e vediamo che succede. Lunedì continua la salita, mercato che eh, probabilmente potrebbe aver sentito il fatto che si rimanga long, quindi si rimane. Eh, forti, no? si rimane sul trend iniziale, il mercato probabilmente potrebbe andarmi a prendere il mio, il, mio, il, mio, il mio blocco profitti e io adesso qui devo decidere se uscire dalla posizione, quindi dire beh, esco con 588 dollari di profitto in questo momento a fine giornata o provare a rimanere Incassando se mi va male, diciamo, se, sali, se sale, incasso comunque 270 dollari oppure provare il movimento. Che tra l'altro, non so, per una questione di slippage, per qualsiasi questione, non mi è stato preso. A questo punto io provo, provo a rimanere senza andare a prendere i 588, anche se sono comunque una buona somma. Tanto dico, va bene, ne prendo la metà. Se però scende, potrei anche decidere se dovesse scendere di. A questo punto, visto che non mi ha preso, andare un po' più giù. Magari si potrebbe valutare qualche altra estensione, qualche altro livello per andare a prendermi ancora di più. Andiamo a vedere che succede. Questo, ovviamente, è il lunedì. Vediamo il martedì. Bene, martedì in questo caso si va ad avere un ulteriore spunto ribassista. Ripeto, non ho guardato, ragazzi, non ho visto nulla. Mh, quindi, credetemi, vado a vedere sei ore come ha formato il tutto. Classicamente è un mercato che ha fatto una barra qui, poi è venuto giù e ha fatto una bella barra questa qui, nel pomeriggio verso sera. E adesso andiamo sul daily e vediamo questo. Quindi anche qui addirittura si potrebbe pensare all'incremento. Allora io non incremento, faccio una cosa di questo tipo, vado a prendermi l'estensione anche di questo, vado a vedere dove arriva. E cosa vedo? Vedo che il 13090 arriva a questo minimo il 161,8 qui. E poi vediamo un po' se ci sono delle aree che possono diventare interessanti. C'è il 261,8 che prende questi e c'è il 211.8 che prende qua. Io personalmente quest'area qua me la segnerei. Questa zona che passa per qui, dove c'è questo massimo qui chiude sopra sotto. Quindi vado a prendere questo e me lo sposto addirittura qua, al massimo chiudo, vado direttamente su 261,8, a 1,40, facciamo 43,10, 43,11, aumento esponenzialmente il mio possibile profitto, a fronte tra l'altro di un uh, rischio che ormai non c'è più, il rischio è quello di guadagnare 270 dollari, quindi ormai i rapporti risk reward in questo caso... È a favore comunque assolutamente del, del rendimento. Sto guadagnando 871 dollari, ne ho 270 dollari di bloccati, ma posso guadagnare molto di più. Ovviamente adesso vedremo, eh, questo magari salta su. Vediamo. Oggi siamo al martedì. Andiamo a vedere mercoledì, questo è, potrebbe essere un trigger di conferma. Ecco qua il mercato forma una inside bar, quindi eh, non ci sono mh, convalide del setup short. Il mercato potrebbe saltar su e staremo a vedere che succede. Non qua non, fa non farei ovviamente nulla se salta su, tanto mi prendo i profitti. Continua la discesa molto bene, quindi con molta calma, in end of day si va a osservare la situazione e non si è fatto nulla, nel senso che si è gestita sempre l'operazione. In questo caso stiamo a giovedì 13 dicembre 2007, non faccio nulla. Andiamo avanti. Eccoci qua, grandissimo mercato che esprime fortissima mh, voglia di scendere, tra l'altro rottura dei minimi, quindi qua meglio che non mi abbia preso, non so ripeto il motivo per cui non mi ha preso, ma eh, il mercato non lo so, eh, o, o la piattaforma mi ha, non lo so, non mi ha preso, quindi rimango dentro e vedo un po' che succede poi eh, successivamente, ma in questo caso vado a spostare nuovamente lo stop e lo sposto sui massimi della candela di volatilità, quindi prendo il mio stop profit, pam, e lo metto qua sui massimi, quindi blocco ulteriori 829 dollari che Sicuramente sono interessanti. Intanto io ne sto guadagnando quasi 2000 eh, da questa posizione che inizialmente aveva un rischio di 1100 dollari, più o meno 1150 dollari, adesso è diventata una posizione che sta guadagnando 1999 dollari con un blocco profitto 829 e un possibile target 2005, 2006. Praticamente. Quindi <coughs> sto così. Se risale, blocco. E sono bloccato vediamo un po se adesso va verso il target e mi, pre e mi esegue soprattutto andiamo a vedere wow stiamo a lunedì 17 dicembre ovviamente poi il weekly non l'ho più neanche guardato ma eh, il mercato era assolutamente vediamo se riesco ad andare indietro qua no non si fa così non so come si faccia andare indietro Beh, comunque, mercato che sul weekly era sicuramente eh, bearish, poi avevo la mia operazione bearish, quindi sicuramente rimango dentro. Mercato che forma un indecision bar e potrebbe far magari risaltare i prezzi su, però io ho il mio stop profit ce l'ho qui, avevo venduto qua, sto tranquillo. Quindi questo è lunedì, andiamo a vedere martedì che succede. Martedì, inside. Che potrebbe portare ad avere una situazione di questo tipo, magari pam, 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 quindi fare un ritracciamento. Io, avendo bloccato tutti questi profitti, in questo momento rimango assolutamente all'interno del trade. Vediamo un po'. Molto bene. Mercato che continua la discesa, mi fa una barra un po' più bassa. Io, in questo momento, rimango ancora assolutamente appiccicato al mio. Livello perché potrebbe ancora fare il salto, però potrei anche chiudere. Vediamo un po'. Questo è mercoledì giovedì 20 dicembre. Non mi esegue, ma questa volta, visto che stiamo proprio attaccati al target, guardate un po'. Vado e inserisco uno stop profit a 1816 dollari meglio anche di dove avevo messo il target quindi o mi dà 2.591 o me ne dà 1.816 se salta su questo è giovedì quindi vediamo venerdì venerdì recupera fa un recupero il prezzo eh, nelle quotazioni e andiamo a vedere come si chiude la settimana eccola qua settimanale che si è chiuso vedete eh, in un ritracciamento ormai il ritracciamento che avevamo un po' intuito su questi livelli siamo praticamente verso la fine, il mercato ha fatto ormai una, due, tre, quattro candele di ritracciamento, vediamo un po' che succede però andando un po' avanti. Eh? Quindi io tanto bene o male ho bloccato i miei profitti a 1816, quindi se salta mi esegue, se viene giù mi esegue. Quindi comunque l'ho eh, ingabbiato, la posizione l'ho ingabbiata in profitti comunque importanti. E eh, senza praticamente quasi mai rischiare, perché in realtà solo la prima candela era venuta un po' su, poi per il resto il mercato è sceso costantemente. Andiamo a vedere. Sale lunedì 24 dicembre, beh, qui stiamo dentro in una fase in cui i mercati sono praticamente mezzi chiusi, in Forex in realtà lavora, e quindi mh, anche nei giorni quelli lì un po', un po' festivi comunque, broker ci sono. Andiamo a vedere. Questo il 25 dicembre, vabbè, bassa volatilità. Oh, sono stato eseguito, però sono stato eseguito colpendomi lo stop profit e non il target. Benissimo, ho incassato, vedete qua sotto si vede 1701 dollari, eh, forse era qualcosa di più, ma c'è stato anche qui, non so se è lo slippage, non so bene come calcoli la situazione, forse ehm, la piattaforma calcola se chiude. Eh, al di sotto al di sopra di un livello mi viene da dire perché quando lui ha fatto questo mi avrebbe preso ma ha chiuso sopra quindi probabilmente esegue solo se chiude sopra o sotto il livello dove è stato inserito il target ma poco importa eh, molto interessante l'operazione andiamo avanti però perché così stiamo facendo un, un video didattico anche per vedere come io eh, ragiono quindi mercoledì abbiamo un'idea sempre di un weekly che era short che stava ripartendo e adesso il mercato sta un po' in ripartenza, quindi vediamo se darà dei segnali. Mercoledì, giovedì, niente, venerdì. Tutto long, tutto bullish, il mercato è ripartito, quindi nel weekly che avevamo appunto, sì, l'abbiamo appena visto, avevamo il, uh, il, come dire, il ritracciamento e il il ritracciamento che avevamo intuito ormai è finito, il mercato forma addirittura un FTV Power Long, quindi in questo caso i segnali sono assolutamente long, non sono più short e io nel mio piano, in questo caso daily, andrò a valutare esclusivamente delle programmazioni per dei long che possono essere, mi viene da dire, magari dei ritracciamenti TAC su questo livello per andare magari a prendere target su questo livello, no? potrebbe essere un'idea poi magari va diretto qui, non farò nulla. Vediamo un po' che succede. Quindi il lunedì. Lunedì si scende, lunedì 31 dicembre, però io, questo è un segnale short, se vogliamo, doppio massimo lower, lunedì 31 dicembre 2007. Tra l'altro io qui compivo, cosa compivo? 37 anni? Io qui perché... Eh, no, aspetta, 27 anni, ragazzi. Non sono così vecchio. 27 anni. E... sì 27 e... perché io compio gli anni il 31 dicembre e in questo caso però avendo un piano settimanale che è solo long visto il weekly io questo trade non lo posso fare perché ho un segnale short in un piano settimanale che è only long quindi non traderò questo trigger il martedì 1 gennaio vabbè lasciamo stare tac Mercoledì 2 gennaio, allora questa qui è un FTV Power, seppur un po' inside, siamo al 2 di gennaio e il mercato mi mostra in realtà un trigger di conf long che eh, alla rottura di questo potrebbe portare qua, magari mettendo uno stop qui. Però stiamo al 2 gennaio, il mercato non ha fatto un vero e proprio spikino qua, io personalmente, soprattutto per il 2 gennaio, rimango fermo e a guardare. 3 gennaio rompe e convalida. 4 gennaio fa una mini pin ed è che giorno è? Venerdì, quindi possiamo andare a vedere il weekly. Il weekly ha chiuso praticamente in continuazione di tendenza con un'indecision che potrebbe portare su. Ovviamente qui abbiamo una resistenza importante, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Però, tutto a posto. Andiamo avanti. Intanto noi nel nostro... Portafoglio, abbiamo incassato 1.700 dollari da quella bella posizione che è durata anche qualche giorno in realtà no? Durata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 poi al ventitreesimo giorno si è chiusa quindi è durata praticamente dal esattamente 28 27 28 novembre fino al 20 un mesetto più o meno bene andiamo a vedere ma che non va tradata perché stiamo long come idea ancora. Non c'è long short in questo momento perché la, la struttura ci chiama questo. Vediamo lunedì. Ritracciamento che mi piacerebbe anche perché, se ci fosse un ritracciamento su queste aree e mi dovesse offrire un bel long, io qui potrei prenderlo con obiettivo l'1,49. Inside martedì mercoledì abbiamo un ulteriore ritracciamento wow wow 10 gennaio giovedì ci fa un'altra F... no non è un ftp power non è neanche un doppio mini wire quindi è un inside fake out doppia candela però ecco altra situazione io qui potrei comprare il problema qual è? che lo stop potrebbe andare impostato qui il Problema è che io ho un livello importantissimo su questa zona, molto schiacciato per il tipo di rischio preso. Ha senso fare questa operazione? Direi di no. Aspettiamo e valutiamo più avanti. Questo è 11, venerdì 11, vediamo la chiusura weekly. La chiusura weekly sempre in continuazione di tendenza, vedete? Sembra voler esplodere su, ma al momento, insomma, questo è un po'. Quindi ancora direi che il mercato è da comprare se dà delle conferme ma che devono essere conferme che ci diano lo spazio per agire però quindi al momento andiamo a vedere lunedì lunedì spinge verso i massimi e questo è un massimo importante eh? vediamo mm. io sono only long al momento quindi questa qui che potrebbe essere una cosa short non la guardo martedì mercoledì giovedì tutto short venerdì con un inside quindi conclude con la tenuta del doppio massimo tecnico c'è una struttura semi range long e se andiamo sul weekly wow il mercato in questo caso ci porta ad avere un doppio massimo lower inside fake out sui massimi qui ovviamente questi sono i massimi più importanti in questo momento però questa è più una dinamica che può indicare un ulteriore ritracciamento. Quindi dopo una dinamica del genere weekly, io personalmente, seppur la struttura è long, mi sento di mettermi only short, quindi solo le situazioni, i segnali trigger short andrò a prenderli come miei possibili trigger di conferma per uno short. Andiamo a vedere. lunedì. Continua a scendere. Convalidato tutto, ma qui non posso entrare. Sta, sta scendendo, non ci sono trigger. Uf. Martedì spinge su, rientra dopo su questo livello. È un doppio minimo air tail bar. Però io ho tenuto only short nel mio piano, quindi non posso andare a operare su questo mercato long perché la mia idea è quella di shortare. Quindi, se mi dà dei trigger long, devo aspettare. Questo spiegarvi come opero quindi martedì 22 gennaio non faccio nulla andiamo avanti continua mercoledì giovedì come si poteva capire continua venerdì un po' ritraccia vediamo il weekly come ha chiuso eh, weekly adesso vedete c'è un po' di una situazione è che io andrei a lavorare long short. Io in questo caso sarei long short perché abbiamo comunque questi massimi. Su questi massimi fa fatica si è notato. Ma adesso abbiamo un FTV tailbar che può portare nuovamente su. Quindi, in questo caso direi che la cosa da fare è quella di essere sia long che short, in base a quella che sarà la price action daily, aiutati magari da un 6 ore per vedere come si sta muovendo il mercato. Va bene? Stiamo capendo che in questo momento il mercato è un po' teso su due fasce che andrei a segnare anche così ecco qua e quindi è tipo un trading range se vogliamo quindi bisogna stare attenti sia alla parte dei minimi che alla parte dei massimi andiamo a vedere continua la fase long senza dare trigger inside bar mercoledì spinge nuovamente su siamo ancora sui massimi giovedì fa un indecision però io ce l'ho anche piano short ma questa qui non la venderei mai e la venerdì venerdì chiude con inside fake out bella triplo massimo area di vendita, falsa rottura di questo, potremmo rivedere i prezzi verso di qua. In questo caso aspetto ovviamente la close weekly, quindi venerdì, la close weekly ci sta dicendo questo, mercato che è salito ma che è arrivato su questa zona, io potrei pensare da lunedì-martedì a provare delle vendite, rimango long short, ma visto anche il daily, no? Potrebbe essere interessante vendere. Vediamo che succede nella giornata di lunedì anche su 6 ore, magari no. E poi magari andiamo a. Anzi, guardiamo la sua end of day. E poi magari andiamo su 6 ore e cerchiamo degli acqui... delle vendite. Vediamo un po' allora lunedì mm. lunedì, piccola candelina inside, andiamo a vedere 6 ore che cosa fa. A me piace per venderla questa qua, però valutiamo. Allora, se adesso io vado a vendere qui, non posso andare a impostare lo stop troppo stretto, ma soprattutto neanche troppo stretto rispetto a questa, perché questa è al massimo più alto. Quindi, sarebbe opportuno andare a eh, prendere il nostro caro ritracciamento, ecco qua. E andare a impostare uno stop a 50 e 65, cioè sempre la metà come ho fatto prima no? su quel trade. Quindi 50 e 65 lo stop e entrata qui, perché lui mi fa entrare direttamente a chiusura, quindi eh, non sulla rottura. Quindi 48 e 30, 50 e 65 sono sempre 230 punti. Possiamo sempre entrare con il nostro chiaro 05. quindi. Vendo 1.05, boom, quindi un 50.000, lo stop a 1.50 e 65, abbiamo detto, almeno lo stop iniziale. 1.100 euro più o meno come l'altra volta, in questo caso possiamo andare a targetizzare sempre quest'area qui, su queste chiusure qua, 1.44 e 60, e può diventare un bel trade. Quindi stiamo a lunedì, martedì, scusami. Mart lunedì andiamo benissimo qui andiamo subito a in profitto quindi martedì 5 febbraio adesso sembra che l'abbia fatto apposta dico la verità ma in realtà non avevo guardato e non ricordo nemmeno questa situazione quindi molto bene io su questo tipo di eh, movimento potrei anche incassare direttamente dico la verità però siamo qua, proviamo un po' a gestirla. Allora vado a spostarmi subito a break -even, proprio a break even in questo caso, e vedo che succede il giorno dopo. La discesa rallenta sicuramente, però continua. Io in questo caso rimango. Stiamo a mercoledì. Vediamo giovedì. Anche qui vedete non mi ha preso, ma adesso ho capito il motivo, probabilmente deve chiudere sotto per prendermi. Quindi qui mi avrebbe preso. Allora io, visto che mi avrebbe preso, vado a fare una cosa di questo tipo, mi porto qua, quindi sto guadagnando 1734, anzi, visto che mi avrebbe preso, chiudo direttamente perché mi avrebbe preso. Quindi chiudo la posizione a 1700, quindi leggermente sopra, pam, e porto a casa. Quindi incasso l'altra posizione dopo quella che avevamo fatto e vado ad avere il mio portafoglio che da dicembre, da fine novembre a il primo di febbraio, con un mezzo lotto, sono riuscito a incassare 3435 euro. Non è sempre così, eh? Adesso abbiamo fatto tutto bene, il mercato è andato dove doveva, bene. Quindi incassiamo, vediamo poi il venerdì che succede. Si ferma un po'. Quindi venerdì fa così, rimane in range. Vediamo il weekly che cosa ci sta dicendo. Il weekly è molto in range. Guardate, è ancora più chiaro il range qui rispetto al daily, no? sempre dell'euro-dollaro. Eh, un range abbastanza chiaro che prende da 1,49 a area 1,43 Sicuramente questa dinamica porta ad avere essere anche un po' shortisti. Io qui, sinceramente, vedendo che stiamo sul range in un trend rialzista, siamo sulla parte bassa, posso rimanere anche bullish quindi avere anche un'apertura un per un long. Però, visto che su questi massimi sembra essere molto molto venduto, guardate la volatilità che aumenta, rimango anche in ottica short. Quindi apertura alle due. Opportunità, andiamo avanti un altro po' e poi magari farò degli altri video. Se vi piacciono, magari ditelo eh, nei commenti. Se vi piacciono questi video, io prendo proprio una, una cosa a caso, ma davvero eh, sono andato proprio, faccio proprio a, addirittura, siccome io queste cose le faccio in realtà. Le condivido, ma le faccio anche per me e lo faccio spesso questa cosa, da in questi ultimi mesi l'ho fatta spesso, però dico: Ma scusa, perché non la faccio e intanto ne parlo a voce alta e la, e la condivido con tutti su YouTube? Può diventare sicuramente interessante. Se vi piacciono, ditelo che okay, lo facciamo anche su altri mercati, prendo delle date, delle cose e così vedete un po' com'è si va a lavorare sull'end of day, end of week. Allora, e anche in realtà sulle chiusure a sei ore, no? Perché comunque ogni tanto abbiamo guardato anche quelle che sono interessanti. Inside venerdì, io sono long short, vediamo. Ok, continua, due inside consecutive, andiamo avanti. Tre inside, andiamo avanti. Uh, quattro inside, mercoledì, non c'è nulla. Mi dava l'idea che volesse crollare, invece ha continuato, quindi si è mangiato la barra di vola, giovedì si rimane sopra questo livello 1,4534, vediamo venerdì, risale, continua, quindi venerdì 15 andiamo a vedere il weekly come chiude, rimaniamo dentro il range, vedete, siamo dentro il range, torniamo sul daily. Il piano rimane long short, direi. Andiamo sul daily. C'è nulla da fare. Questo sale non ci sono trigger. Mm. Questo è interessante, non è molto volatile eh, come trigger, ma dobbiamo capire se ha senso andare a inserirsi in un trade. Perché dico questo? Perché questa è comunque una pin bar che rompe leggermente qui. Questo potrebbe portare al rialzo verso questi livelli, ma lo stop qui dovrei comunque metterlo più o meno qua, il primo stop, cioè il paracadute, poi sale e mi sposto, però inizialmente potrebbe ancora fare questo, per dire, no? Quindi io personalmente non mi sento questa, non me la sento nelle mie corde, penso che possa salire, ma il tipo di pianificazione amministrativa per l'investimento possibile e il possibile rendimento mi dà l'idea di stare un attimo fermo e osservare, almeno al momento. Salito, mercoledì, giovedì, vediamo come chiude venerdì. A mio avviso ci va a prenderseli questi qua. Venerdì comunque chiude bene, il weekly chiude bene. Eh. Rimango però long short perché siamo sempre all'interno di, di un range. Sicuramente adesso la fase è più bullish, ma dobbiamo stare attenti a questi, li stare attenti a questi livelli, quindi... Ritorniamo sul grande eh, mitico grafico giornaliero e ci prendiamo. Andiamo avanti lunedì Inside Bar Narrow Range, uh, l'avevamo vista giusta. Eh, questa qui, questa è stata più che altro gestita. Perché comprare qui avrei dovuto. Insomma, non era, non era il match, però, molto bella questa situazione. E questo, tra l'altro, è un doppio minimo higher. Il problema qual è? Che se io compro qua, compro i massimi di periodo. Va bene comprare i massimi di periodo per il nostro metodo? No. Dobbiamo sempre cercare di comprare quando il mercato abbia un po' ossigenato, quindi lui sta salendo, ossigena un po', ci fa la nostra cosa, bam, allora andiamo. Qui invece, guardate, fa questo, 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 cioè dovremmo comprare sui massimi, che potrebbe portare nuovamente a fare il range. Quindi non è di qualità. Quindi sto fermo. Era più di qualità questa, ma per una questione più amministrativa di rapporto tra possibile costo preventivo e beneficio atteso non ho voluto farla. Quindi attenzione. E Poi anche qui. Qui era già un po' più congestionante, era già meglio, non era sui massimi, c'era spazio, tant'è che c'è andato. Adesso qui invece il fatto che stia sui massimi in piena volatilità potrebbe portare a un ritracciamento. Meglio non esagerare e stare calmi. Andiamo a vedere. Uh, grande live! Non avrei detto, vi dico la verità, non avrei detto che spingeva così tanto. Pensavo che prima ritracciasse un po'. Benissimo. Quindi, ancora meno adesso si va a prendere questo, questo possibile trigger. Non è possibile. Mercoledì, vediamo. Giovedì continua, salitona, salitona. Giovedì viene veramente su. Vediamo, venerdì ah, si ferma un po'. Si ferma un belino con una candela di bassissima volatilità, il weekly probabilmente è super bullish, io qui rimango only long, in questo caso, vedete, in questo caso i ritracciamenti di un certo tipo, adesso bisogna avere un ritracciamento sano, un buon trigger, potremmo andare a valutare dei long, only long, qui non, non sarei di stampo short ovviamente su mercato del genere. Andiamo a vedere. Lunedì si sale, fa un po' di... Eh? Fa un po' fatica, andiamo inside. Io, però, non posso andare short perché il mercato per me adesso è only long, quindi rivedrò fine settimana. Come vedete, io ogni fine settimana rivaluto se mettermi long e short, o comunque valutare dei long e short. Ogni fine settimana, non ogni fine giornata. Questo è mercoledì 5 marzo 2008. Il mercato forma un inside fake out sui massimi, senza un ritracciamento sano e chiaro. Ovviamente quando è così non faccio niente. Mamma mia, continua la salita. Adesso inizia ad andare in iperbolla, qua è in ipervola. Quindi è più facile uno short tra poco. Eh? Giovedì 6 marzo, vediamo venerdì. Mm. Venerdì crea una pin bar reversal su massimi. Mm. Non ci sono adesso i presupposti ovviamente per shortare perché... Vediamo un po' che succede, anche la chiusura eh, weekly sarà importante, però ci dà l'idea che un mercato del genere non andremo mai long, perché adesso deve ritracciare un po'. È più possibile lo short. Vediamo il weekly come ha chiuso. Il weekly ha chiuso molto forte, quindi non ha assolutamente un'impostazione short, quindi io non manderò ad avere un piano short e neanche long short, avrò un piano only long ancora, quindi aspetterò di vedere che cosa succede dopo questa pin bar sui massimi. E poi se ritraccia eccetera eccetera, magari il weekly mi darà la possibilità di fare delle operazioni. Lunedì, inside bar, dopo pin. Sapete che l'inside dopo pin? Io qua mi aspetto, vi dico, poi magari non succede, non lo faccio l'operazione. Ma mi aspetto che sulla rottura del minimo, questo si faccia un movimento almeno verso l'1,50, 1,50. Almeno 1,50. Vediamo. Oh 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 oh. Oh oh, oh oh adesso qui diventa diverso, anche se io non posso shortare. Questa però diventa una pin bar dopo un'altra pin bar con ampia volatilità. Questa era una volatilità mediamente in linea con questa, forse un po' più piccola, no? Rispetto anche al movimento. Adesso questa diventa una pin bar che ha una volatilità molto più interessante rispetto a tutto il movimento. Quindi questa cosa ci porta ad avere veramente un'intenzione più anche short, ma siccome nel mio piano non posso shortare aspetto. Martedì. Uh, vedete il piano? Avrei shortato e probabilmente avrei dovuto chiudere in perdita, ma siccome il mio piano era only long, perché il weekly diceva only long, sono stato fermo. Molto interessante questo annullamento. Mercoledì. Giovedì continua a salire. E Uh, venerdì, guardate questa mini pin. Poi ha dato lo spunto, eh? Anche questo, ma questo non l'avrei mai tradato, appunto. Vabbè, venerdì è così. Tutto long. Il weekly sarà tutto long. Ecco, una cosa del genere, però, inizia a essere un po' come quando eravamo qua. Vi ricordate? Lontani dall'ultimo swing. Quindi, io in questo caso, siccome iniziamo a essere molto lontani dall'ultimo swing, adesso mi rimetto col piano long short perché la volatilità, la gran, il grande movimento, posso anche decidere di far degli short. Ovviamente dovranno essere ben. Eh, ben selezionati, quindi long, short nel mio piano. Barra tail non è una vera e propria pin bar perché non chiude al di sotto dei minimi delle dell aperture e chiusure precedenti. La Trado no, non, non me la sento. Aspetto magari di vedere un qualcosa di più strutturato. Lunedì, martedì, mm, andiamo a vedere il 6 ore come ha strutturato questa. Interessante, eh? c'è aumento di volatilità, non ci sono veri e propri trigger, diventa interessante, questo è martedì, io posso non tradare questa parte, ovviamente vi dico, poi questo è solo l'euro-dollaro, io ho l'euro-dollaro, la sterlina-dollaro, l'euro-dollaro, lo yen, l'oro, l'SP, il DAX, capito? Cioè ne ho di mercati da osservare, il petrolio, ne ho 7-8 di mercati che osservo quotidianamente e che ho un piano settimanale, quindi... Se non c'è qualcosa da fare su uno, magari in quel mese c'è più da fare su un altro, no? Non è che, però, ovviamente per, per farvi vedere un po' come ragiono, prendo un mercato. Martedì, qua mi dà l'idea che ci possa essere un movimento interessante, però aspetto. Hmm. Mercoledì, vediamo il 6 ore come è strutturato. Hmm. Ancora, però, non mi convince, quindi aspetto e osservo. Tanto a non far nulla. Non si perdono soldi, non se ne guadagnano, ma non si perdono. Se non siamo convinti, stiamo fermi. Mercoledì 19 marzo, eh, è venuto giù. È venuto giù dopo questa qua, benissimo. Qua stiamo a giovedì, ormai andiamo a vedere la chiusura di settimana. Inside, quindi vediamo il weekly. Eh, vedete un po', vedete un po' che questi mercati poi sono così. Quindi adesso siamo andati in ipervola. Questa è anche una. FTV reversal, una tail bar reversal, adesso con un mercato così sinceramente io vi dico, non, non faccio long short, il mio piano per la settimana prossima sarà only short, ok? Only short, quindi andrò ad accettare solamente posizionamenti di stampo short, qualora ci saranno i presupposti, andiamo a vedere. Niente, addirittura torna su, non faccio niente. Oh, a nulla non faccio nulla. Questo continua long, quindi io non ho fatto nulla. Questo è giovedì. Vediamo la chiusura di settimana. Che chiude con un weekly addirittura di ritorno bullish, anche abbastanza pesante. Eh? Quindi in questo caso, potrei mantenermi long short, vedendo che qui ha fatto un po' di. non ha ancora fallito il, il reversal, però è salito molto only short diventa long short e quindi in questa settimana andrò a attendere dei segnali sia long che short ovviamente devono essere qualcosa che mi piace mi interessa, avete visto alcuni? Non li ho proprio tradati eh? questa pin qua l'avevamo vista questo doppio minimo aero l'avevamo visto questa pin bar l'avevamo vista, non ne abbiamo fatto neanche uno, in realtà tutti avrebbero generato un qualcosa, ma siamo stati fermi vediamo un po' mini pin viene giù FTV ma non mi piace la volatilità, è piccolina. Lasciamo stare. Mini pin. Questo è venerdì. Questo già potrebbe diventare interessante, essendo venerdì aspetto la close di settimana, che può diventare interessante per un ulteriore allungo. Quindi andiamo a vedere anche il 6 ore come l'ha mostrato. Interessante questo, vediamo dove. Eh, questo potrebbe essere interessante andando a mettersi long qui con stop qui. Qui non abbiamo livelli precedenti quindi sono nuovi massimi. Aspetto di vedere magari lunedì che cosa succede. Vediamo. Quindi tranquillo, vediamo un po' il 6 ore. Mm. Che proviamo a spingerci verso uno. E che qua ci sono sti massimi. La cosa che. Mm, non avendo guardato dove andavo a prendere ho preso praticamente che il mercato sta facendo sempre nuovi massimi storici quindi non ho riferimenti prima e quindi ho praticamente sempre questi massimi come prima avevo questi massimi qua ho questi massimi qua. quindi se io vado lungo adesso è sempre il discorso che facevo prima il primo livello è qua però non posso mettere lo stop qua è troppo pericoloso quindi io compro qua e lo stop lo devo mettere almeno qui ha senso fare questo? io non, non lo farei quindi aspetto e guardo questo è lunedì andiamo avanti martedì mercoledì eh, ci va sui massimi mi sa uh, giovedì che però fa un massimo un po' più alto questo fa il massimo più alto di tutti quindi fa una tail bar siamo a giovedì io aspetto la chiusura di settimana venerdì chiude così quindi stiamo sui massimi storici, mercato che è su super trend long. Eh, ci sono questi massimi tenuti, un po' come avevo fatto qui. Io terrei sempre una view per la prossima settimana long short e vedo che cosa mi dà. Se mi dà delle conferme short, personalmente potrei shortare. Se mi dà delle conferme long, però che mi danno spazio di azione, potrei pensare di mh, longare. Tra l'altro, vedete c'è tutta questa compressione di vola qui, che è assolutamente da. Da, da, da vedere, no? Cioè, cioè, è una compressione di vola interessante. Teniamo questo. Andiamo avanti. Mm. Lunedì. Martedì. Mercoledì esce dalla compressione. Giovedì non ci sono segnali, eh? Venerdì. Rientra. Mm. Cancelliamo quella compressione. Rientra, non ci sono segnali il weekly. Fa una tail bar anche qui. Long short. Sinceramente, rimarrei long short. Ha fatto ulteriori nuovi massimi. Se vogliamo, guardate. Però poi, quindi long short. Vediamo se darà un buon trigger inside. Rottura nuovi massimi ancora. Addirittura inside. Si scende, giovedì non ci sono trigger, venerdì si scende, vediamo il weekly. Oh, 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 molto più bello adesso. Ecco che con un weekly del genere, io adesso sto only short, non posso andare a avere un piano diverso. Quindi in questo caso attenderei una fase di ritracciamento, i primi livelli sono questi 1,5380 e poi sotto. Quindi la mia view sull'euro in questo caso e quindi il mio piano... È only short quindi solo se dovesse creare delle nuove impostazioni short sul daily o su 6 ore andrò a tradare short. Ok? Andiamo. Lunedì inside martedì, mercoledì, questo qui Lo apro un po' quindi non ci sono trigger. Giovedì scende nuovamente venerdì, nulla. Weekly che chiude. Addirittura di conferma short. Direi che non ci sono cose se non quelle di provare a rimanere con l'ottica short per provare a shortare e vedere un po' andiamo. Lunedì, martedì, mercoledì. Hmm. Ecco questa roba qua mi piace abbastanza. Questo è un FTV Power, tra l'altro con la Power con uno spike. Vediamo un po' quanto potrebbe essere il rischio, andando a vendere qui ovviamente con uno stop che potrei andare a inserire inizialmente su questi livelli, quindi tenendomi lo spazio di false rottura da questi massimi. Sono uh, 4,27, 2x5,10. A questo punto possiamo sempre andare a prenderci il nostro... Anzi, un po' meno però, perché in questo caso io potrei andare ad avere poi come target sempre qui, quindi avere no, questa impostazione eh, 5x420 è un po' troppo, 3x412, quindi vado a prendere un uh, 300k di, uh, di coso di, 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 di controvalore mm? e vendo 30.000 qui. Adesso andiamo a inserire lo stop stop loss abbiamo detto più o meno questa zona qua sempre 1100 euro più o meno e vado a prendermi il mio target in questo caso lo andrei a postare più o meno qui su questa zona leggermente sopra i massimi 49,88 vediamo un po' anche dove arrivano le estensioni qui di Fibonacci oh guardate 268 a 1,50 quindi lo sposto un po' più su mi metto proprio qua Track. Vedete? 261,8, eccolo qua della, della, della FTV Power. Quindi prendiamoci questo, vediamo, eh? vediamo che succede. Mm. Esegue e recupera. Quindi al momento nulla da fare. Questo è che giorno è. Giovedì andiamo a venerdì. Mm, venerdì mi recupera facendo una falsa rottura del minimo. Vedete qua. Falsa autore del minimo, bam bam. Andiamo a vedere il weekly come è chiuso. È non bellissimo per la mia posizione in questo caso, eh? perché ha fatto già tre candele di ritracciamento. Questa è una indecision bar in trend con falso autore del minimo anche FTV. Devo stare un po' attento. Allora, in questo caso, per la mia, per la mia cosa, eh, potrei già spostarmi qua sopra, però... Aspetto la giornata di lunedì per valutare. Andiamo. Sì, mi sa che questo sia da chiudere. Quindi eh, lunedì abbiamo un movimento di recupero. Potrei aspettare che mi rompa qua, però se mi rompe forte, mh. io a questo punto chiudo la posizione con un meno -4,81 e provo a vedere nuovi setup. Quindi chiudo. Tac, posizione e quindi vado leggermente giù dal mio dal mio dal mio posizionamento e aspetto di vedere nuovi trigger se qui dovesse fare questo vabbè lo vado a shortare no intanto ho tenuto basso il mio rischio e ho tenuto comunque l'amministrazione salda andiamo a vedere cosa succede martedì hmm. Mar martedì mercoledì giovedì quindi Stiamo ritornando nella zona di profitto, diciamo, però ho preferito fare quella scelta lì. Vediamo. Mm. Mm. Eh, queste rotture false quando fa questi giochini, bisogna sempre stare un po' attenti. Venerdì chiude bullish, il weekly eh, addirittura convalida l'FTV, potremmo vedere nuovamente rialzi. In questo caso io personalmente mi mantengo only long sul mio euro. Quindi sono only long vista la weekly e vediamo se mi dà delle conferme. Martedì, lunedì, questa FTV con falsa rottura di questi massimi non la prendo perché io sono solo, sono solo long. Martedì, mercoledì, non faccio niente, non ho trigger. Giovedì... È venerdì venerdì ha chiuso così vediamo il weekly tac weekly chiuso molto bene potrebbe ulteriormente fare nuovi massimi e eh? quindi andiamo a vedere che succede ovviamente con un mercato del genere io ma con un mercato del genere però potrei, potrei tenermi long short sapete perché perché qui c'è comunque un'area che non è mai stata superata e siamo molto vicini è, è sempre quel trading range come prima no quindi se qui mi dà dei segnali short potrei andare a vendere quindi mi tengo long short in questo caso sul mio, sul mio piano settimanale quindi in questo caso la zona, prendo questo che passa per di qua potrebbe ma già per di qua, no? vedete qua tutte false rotture, potrebbe diventare una zona di, um, di vendita come qui ovviamente bisogna stare molto attenti perché è un range ok? andiamo a vedere lunedì niente martedì Long short però per me lo short era qui, quindi il fatto che faccia questo io non lo guardo molto. Andiamo a vedere, andiamo avanti. Questo è mercoledì, niente. Poi abbiamo giovedì che si va sotto e poi abbiamo venerdì che non fa nulla. La chiusura weekly è questa, quindi anche qui il weekly addirittura è, sembra confermativo di questa, quindi 1, 2, 3. Rimango long short ancora, non sono short perché comunque c'è questo livello, magari no, seguiamolo. Quindi ormai stiamo alla fine di questo video, io andrei avanti delle ore, però se no diventa troppo lungo, andiamo avanti. Quindi venerdì riprendiamo, pam, niente, Mar uh, martedì fa questo, il problema è che siamo troppo vicini e nei pressi di, questa, di questo range. Quindi che fare? Non faccio nulla, andiamo avanti. Vediamo un po', uh, poi abbiamo... Un attimo qui abbiamo giovedì che il mercato addirittura guardate un po' forma una barra eh, doppio minimo air, Vediamo il 6 ore che fa. Interessante quello che è avvenuto sul 6 ore. Mercato che è praticamente impostato. In questo modo eh, eh, si potrebbe pensare avendo il long short, di andare anche a prendersi il eh, prendersi il long. Che dite, proviamo? È un po' pericoloso, eh? Un po' pericoloso, però si potrebbe andare a prenderlo. Ehm, dai, prendiamoci un long piccolino. Proviamo a prenderci un long piccolino con uno stop qui. 5x2 fa 10. 5x2 fa 10. Mi tengo i 50k. 50k, tac, e compro qui. Lo stop, abbiamo detto, che lo vado a mettere qua. Un po' pesante lo stop in questo caso. Mi metto qui lo stop, me lo metto piccolino e metto il targettino qua. Anzi, siccome qui, no, mi metto qua. Dopo al massimo lì fuoriesco. Facciamo così, andiamo a vedere. Questo è giovedì. Uh, venerdì. Venerdì si sale. Mi riprendo quello tra l'altro che mi aveva portato via prima, quindi 924 anche di più, in realtà. Ed è molto interessante questa qua. Io a questo punto, sinceramente, eh, beh, chiudiamo la settimana, ovviamente, quindi chiude in maniera bullish, FTV ulteriore, a questo punto si rimane dentro con l'idea di andare a target. Vediamo un po', andiamo avanti. Quindi è venerdì, andiamo lunedì. Ehi là, lunedì fa una falsa rottura. Non bellissima questa falsa rottura. Questo qui potrebbe portare nuovamente giù. Allora io personalmente vi dico che mi porto a casa questi 266 dollari, chiudo la posizione e aspetto ulteriori, ulteriori evoluzioni. Quindi avevo target qui, però siccome questo può portare veramente giù, chiudo. Questo è lunedì, vediamo martedì. Eh, vedete? È una falsa rottura questo massimo, attenzione. Quindi martedì si va. Mercoledì, giovedì, venerdì, bam! Uh, guardate qua, se qua adesso mi riparte su questo diventa fotonico, diventa bellissimo per nuovi posizionamenti long con uh, no, uh, il range che rimane intatto. Vediamo un po' il weekly, mm, per il weekly è pesante. Eh? Allora, con un range così e il weekly del genere, io personalmente. Qua bisogna un po' decidere, però preferisco avere un weekly che mi ritorna su, l'avete capito? Quindi io con un weekly del genere non andrei ad affrontare posizionamenti long. È vero che sul daily potrebbe essere tenuto, ma a quel punto me lo mostra sul weekly poi la settimana. Quindi in questo caso non andrei ad optare per posizionamenti long, anche se ci fosse un recupero. Rimarrei con il piano only short, ok? Bene, andrei avanti in realtà, però eh, per questo video almeno, magari vado avanti io, per questo video sono un'ora e cinque minuti, io mi è passato tutto velocissimo che siamo live. E spero che vi sia piaciuto, è stata un'idea di, di fare, visto che ripeto lo faccio per me spesso, eh, di, di condividere questa analisi e questa possibilità di trade. Non sempre si portano a casa soldi, questa, mh, a volte ci sono meno operazioni, a volte di più. Ho fatto quello che avrei fatto realmente. Nella mia, nella mia quotidianità, andando a vedere sempre il weekly, il daily e 6 ore, che sono i due o tre time frame che utilizziamo nella nostra operatività, e con dei rischi, bene o male, che sono abituato ad affrontare. Quindi, in questo caso, io mi pare di avere così detto tutto. Se vi piace questo video, mettete un like. Se non siete iscritti, attivate la campanellina e eh, insomma iscrivetevi a questo canale. Mettete mi piace se questo video vi: ha dato degli spunti eh, o volete che io faccia ulteriori contenuti come questo, quindi dei video dove vado a prendere dei grafici e andiamo a tradare insieme proprio senza io sapere che cosa c'era nel passato, volentieri li possiamo vedere e, e facciamo questa operatività un'oretta insieme. Se volete poi approfondire il tutto, in questo canale ci sono un sacco di playlist che riguardano diciamo i maggiori aspetti del nostro metodo e del trading. E poi, se invece volete approfondire ancora di più, sapete che potete trovarci nel sito iarforex.com attraverso il Mentorship Platinum, l'Accademia e i vari corsi. Vi ringrazio, vi saluto, termino questo video e vi auguro un buon trading simple. Alla prossima, ciao!